Siamo con la dottoressa Forneris dell'Uni3 di Sanremo, un'associazione che è trasversale alle diverse età e che soprattutto fa cultura. Ecco, Uni3, non solo Università della Terza Età, ma qualcosa di più. Noi vogliamo sottolineare la funzione di raccordo che ha l'Uni3 tra le generazioni, generazioni dei giovani, generazioni degli adulti, generazioni dei seniores. E a questo proposito la nostra Uni3 sta portando avanti un programma molto interessante con i giovani, giovani del liceo statale Cassini che anche quest'anno ci hanno fornito una splendida collaborazione. Quindi ecco che la nostra offerta culturale si è diversificata, materie che vanno dalla letteratura italiana, alla letteratura greca e latina, filosofia, storia, storia dell'arte, ma anche cinema, teatro e spettacolo, tutte le storie e cultura locale. Ad esempio oggi verrà il dottor Giancarlo Benza, presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che ci parlerà di com'era Sanremo prima dell'avvento della fotografia. La nostra Uni3, Uni3 Sanremo, è nata nel 1983, è stata una delle prime Uni3 nate in Italia. E questo può essere interessante. Un po' l'anima di questa Uni3 è stata il professor Trucco, che è stato docente e poi presidente dell'Uni3.